Voilà, eccomi, ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Qualche giorno fa Ray Dalio, uno dei migliori investitori del pianeta, forse il migliore investitore del pianeta e il mio investitore preferito, io sono uno degli studiosi più accaniti di Ray Dalio, ha effettuato un Ask Me Anything su Reddit e sono usciti fuori spunti molto interessanti. Tra parentesi, se trovo tempo, cosa molto molto difficile purtroppo, cercherò e mi occuperò personalmente di sintetizzare gli ultimi papers di Ray Dalio, che sono veramente veramente troppo interessanti e sono imperdibili. In questo video vediamo le 6 migliori citazioni di Ray Dalio per questo Ask Me Anything che ha effettuato 2-3 giorni fa su Reddit. Prima di iniziare, intanto vi dico un po' in sintesi cosa è uscito fuori. Dalio si sofferma di nuovo sull'importanza di ottenere una eccellente, un'ottima diversificazione. E inoltre, ma era già uscito fuori dai vecchi papers, Dalio teme per un cambiamento dell'ordine mondiale, una caduta degli Stati Uniti d'America come superpotenza a livello mondiale, ai danni magari della Cina. Questa è un po' la sintesi di ciò che è venuto fuori. Adesso vi leggo direttamente le citazioni, voi non fate caso alle traduzioni come al solito, come sempre, e le commentiamo insieme queste citazioni. Voi fatelo qua sotto nei commenti. Un utente scrive: Ehi Ray, penso che sia chiaro che la disuguaglianza in questo paese è diventata troppo dilagante e abbiamo perso le nostre abitudini, la nostra strada, le nostre vie di nazione capitalista. Credo che lei riconosca che lo stimolo della banca centrale ha svolto un ruolo importante in questo. Bitcoin è una potenziale risposta a questo problema che il sistema monetario fiat globale del nuovo mondo ha causato? Dalio risponde, e sentite bene perché questa è la cosa più importante, non l'ho messa volutamente a fine video come andrebbe fatto su YouTube per monetizzare e tenervi incollati, la metto all'inizio perché è veramente interessante e voglio vedere subito questo punto. Dario risponde: Penso che il Bitcoin e alcune valute digitali, altre valute digitali, negli ultimi 10 anni si siano affermati come interessanti alternative di asset simili all'oro, con somiglianze e differenze con l'oro e altri store of value, trasferibili con una max supply, a differenza degli immobili che chiaramente non sono così facilmente trasferibili. Quindi Bitcoin potrebbe servire come asset per diversificare tra gli asset simili all'oro e altri asset simili da store of value. L'importante è avere alcuni di questi tipi di asset con un tetto massimo, quindi con una max supply, che siano trasferibili e che siano degli store of value. Comprese le azioni, cioè dice comprese le stocks, è necessario detenerle nel proprio portafoglio e diversificare tra loro. Non abbastanza persone lo fanno. Per quanto riguarda Bitcoin, rispetto all'oro, ho una forte preferenza a detenere quelle cose che le banche centrali vorranno detenere e scambiare valore quando tenteranno di effettuare transazioni. Quindi anche Ray Dalio finalmente sembra essere dei nostri, perché Ray Dalio apre alla possibilità del Bitcoin. Si può intuire che secondo Ray Dalio vada allocata una piccola percentuale di Bitcoin in portafoglio, nel portafoglio finanziario, cosa che dico ormai da anni. Basta una piccola percentuale in realtà, non c'è bisogno di uccidersi con Bitcoin. Ed è molto molto interessante perché Ray Dalio ha cambiato un po' la sua visione. Non aveva mai chiamato Bitcoin come quell'altro mezzo matto, come veleno per topi al quadrato, però vedete che già cambia visione. In passato non vedeva tanto bene Bitcoin. Ray Dalio ora invece apre la possibilità di detenere Bitcoin in portafogli finanziari, cosa che dico ormai da determinati anni. Se mi segui su YouTube lo sai benissimo. Quindi finalmente anche Ray Dalio sta diventando pian piano dei nostri. Ancora vede l'oro meglio del Bitcoin, preferisce detenere oro rispetto a Bitcoin, soprattutto a percentuali, però apre a questa possibilità, quindi sta diventando dei nostri. Era inevitabile perché Ray Dalio ha fatto della diversificazione il suo cavallo di battaglia, quindi era inevitabile che andasse ad inserire un asset così scorrelato, un asset così alternativo al sistema finanziario tradizionale, agli asset tradizionali. E era inevitabile perché Ray Dalio è una persona straintelligente, super intelligente, ma a parte l'intelligenza, se hai letto i suoi principi, se hai letto il suo ultimo libro, è una persona con un'apertura mentale incredibile. Quindi era normale che prima o poi aprisse a Bitcoin. Altra citazione interessante. Siamo in una marea di denaro e credito che sta alzando la maggior parte dei prezzi delle attività e distribuendo ricchezza in un modo che il sistema che siamo giunti a credere sia normale non è in grado di fare, e questo sta minacciando il valore del nostro denaro e del nostro credito. Denaro vuol dire liquidità cash, quindi attenzione a liquidità e cash, cosa che dico spesso in questo canale.
Attenzione al credito. Credito che cos'è? Sarebbero i bond, no? Indirettamente. Sono stato il primo qua su YouTube, ma forse proprio il primo in Italia, non per un vanto, a indicare come pericolosi l'obbligazionario lungo periodo non collegato all'inflazione, ok? Questo lo bisogna riconoscere. Per una volta concedetemi una cosa, va riconosciuto questo. E quindi Ray Dalio dice: attenzione al cash, attenzione ai bond, a determinate tipologie di bond. Molto probabilmente, continua, questa ondata di denaro non si ritirerà, quindi queste iniezioni di liquidità non finiranno così facilmente, quindi questi asset, gli asset finanziari e asset anche come Bitcoin, che risente comunque di questa ondata di liquidità, non diminuiranno di prezzo se misurate nel valore del deprezzamento del denaro, cosa che dico ormai da anni anche questo nel canale. È importante diversificare bene in termini di valute e paesi, nonché in determinate asset class, cioè in varie asset class. Internamente questo avviene in un ambiente politicamente e socialmente minaccioso che influenzerà le tasse, la spesa e il modo in cui siamo gli uni con gli altri. Esternamente ci sarà una maggiore concorrenza, in particolare da parte della Cina. Dice: se fatta bene la competizione ci porterà alternative migliori, se fatta male ci porterà a un conflitto terribile. Voglio un'eccellente diversificazione in questo momento. Quindi in sostanza anche qua Ray Dalio dice di diversificare sempre. Anche il cash non è un investimento primo di rischio. Secondo Ray Dalio proprio è trash il cash, cioè la liquidità è uno degli investimenti, non è un investimento in realtà, però è una delle cose pericolosissime da avere in portafoglio. E anche i bond, stessa storia, soprattutto quelli non collegati all'inflazione, secondo Ray Dalio, in questo contesto. Quindi attenzione a cash, attenzione a bond e diversificare sempre. Questo è un po' il succo del discorso per questa citazione. Poi altra citazione, gli chiedono: quali sono le cose più importanti che si perdono le persone che ignorano la Cina, che è una società molto civile, risponde Dalio, e che sta andando straordinariamente bene e non è coerente con gli stereotipi che si potrebbero credere siano veri. Non è affatto perfetto come stato, nessun stato è perfetto, dice Dalio, e dovrebbe essere valutato con apertura mentale su base di prove, piuttosto che reagire emotivamente in base a caratterizzazioni dispregiative. Per chi si era perso il pensiero di Dalio, Ray, lo ripeto ancora una volta, teme che gli Stati Uniti d'America perdano pian piano il loro strapotere. Forse è proprio il polo cinese ad acquisire questo potere, a rafforzarsi. Anche perché la Cina non è il male assoluto come vogliono farci credere, uno stato normale con determinate caratteristiche, per carità, altra cultura, però è uno stato normale che sta andando forte. Altra citazione ancora interessante, gli chiedono: quali azioni può intraprendere, questo ascolta bene, è molto interessante, quali azioni può intraprendere un normale cittadino americano per mitigare il potenziale impatto negativo del cambiamento dell'ordine mondiale sul paese e sulla propria vita? Ray Dalio risponde: risparmia e investi i tuoi risparmi in un mix ben diversificato di valute, paesi e asset class, in modo che i tuoi risparmi non si deprezzino di valore e saranno sufficienti per attutire i dossi. Pensa in senso più ampio, piuttosto che restrittivo, agli ambienti in cui potresti trovarti, in modo che siano sicuri, soddisfacenti ed economici. Presta attenzione ai patterns che si ripetono nella storia. Fai queste cose senza essere stressato, ti consiglio di meditare. Poi, cosa un po' problematica secondo me, spero che si stia sbagliando Ray Dalio. Ray Dalio dice: penso che tra oggi le elezioni di medio termine del 2022 e tra allora le prossime elezioni del presidenziale del 2024 dovremo affrontare scelte critiche, lui dice dal lato degli Stati Uniti, sia a livello nazionale che internazionale, che definiranno la probabilità di avere un conflitto esistenziale interno ed esterno. Quindi Dalio qua teme per uno sconvolgimento dell'ordine mondiale, cosa che già aveva indicato nei suoi ultimi papers, e questo sconvolgimento, secondo Dalio, potrebbe avvenire tramite anche conflitti interni, anche conflitti armati interni, tramite disordini, caos e anche conflitti esterni. Spero ovviamente che si sbagli Ray Dalio, chiaramente, in questo punto. Fatemi sapere anche la vostra, speriamo non vada così. Poi chiedono: è troppo tardi per gli Stati Uniti per correggere il suo corso e mantenere il suo status, o a questo punto è scontata la presa di potere della Cina? Cosa deve succedere negli Stati Uniti per prevenire questo switch? Dalio risponde: temo che siamo i nostri peggiori nemici e o collettivamente non siamo disposti a fare i cambiamenti rivoluzionari necessari per essere sulla strada migliore per
affrontare le nostre circostanze. Tuttavia è certamente possibile che possiamo intraprendere questa strada. Quindi secondo Dario ancora si può risolvere la situazione e questo contesto senza caos, senza disordini, senza guerre. Però come abbiamo visto prima apre anche la possibilità e forse è la probabilità che vede più... con più successo, cioè con più la chance, con più probabilità, diciamo, ormai mi sono intrippato con le parole, vede più probabile appunto magari conflitti interni e esterni, piuttosto che gli Stati Uniti d'America risolvano pacificamente la situazione. Prima di chiudere ti lascio con una notizia per quanto riguarda la carta di debito del circuito Visa per criptovalute di nome Plutus. Carta davvero ottima che rilascia forti cashback. Carta interessante perché puoi mettere in staking il token del progetto, si chiama Pluton, questo token lo puoi mettere in staking per guadagnare più token e per avere anche dei cashback su ogni acquisto effettuato sia online che offline tramite questa carta. C'è una novità interessante perché adesso dalla dashboard del website Plutus praticamente puoi connettere wallet esterni ERC20 dove detieni questi token, i token Pluton, e ne puoi connettere anche molteplici, e quando vai a connettere questi wallet esterni ti vengono sommate tutti gli importi, ti vengono sommati tutti gli importi che hai in Pluton sui wallet esterni, quindi non c'è più bisogno di detenere Pluton direttamente nel website ufficiale, quindi sul wallet del progetto, su quell'exchange decentralizzato. In realtà basta connettere dei wallet esterni, anche più wallet, se ne possono collegare molteplici appunto, per far sì che i Pluton che hai nei wallet esterni vengano conteggiati ai fini dell'ottenimento di determinati requisiti per quanto riguarda lo staking e per quanto riguarda l'ottenimento dei vari livelli che servono per i perks, cioè per ricevere delle scontistiche come magari era successo per il 15% di cashback per l'acquisto di un iPhone 12 o comunque per determinati scontistiche, cashback per brand o su cashback diretti su ogni acquisto effettuato in qualsiasi store, sia online che fisico, sempre tramite questa carta. Vediamo come si fa a verificare uno di questi wallet esterni. Per collegare un wallet basterà andare nella tab Perks dentro il website Plutus e scendere fino a trovare il riepilogo dello staking e cliccare su Connetti un wallet esterno. È necessario fare una vendita di Ethereum per Pluton, cioè vendere Pluton per Ethereum, una vendita di almeno 10 euro per comprovare un wallet esterno. Quindi se hai wallet molteplici devi effettuare questa vendita di 10 euro all'incirca per ogni wallet. Appena fai questa vendita ti viene collegato il wallet, ti viene sommato il saldo ai fini, ripeto, dell'ottenimento dei vari requisiti. Questi sono i vari livelli per i perks, i livelli 1 e 2 sono già operativi, se si dispongono di sufficienti Pluton in stake si possono già utilizzare i perks presenti in tali livelli. Per alcuni perks non basta ottenere il requisito del livello, ad esempio per utilizzare il perks per Lenovo non basta possedere 100 Pluton, che sarebbe il livello praticamente di questa categoria, di questo perks, ma bisogna possederne almeno 200. Il livello 3 è momentaneamente sospeso in quanto contiene perks legati ai viaggi, al mondo del turismo e, come puoi immaginare, è un settore colpito dalle pandemie, dai vari lockdown. Per sbloccare il livello 4 e il livello 5 è necessario avere sufficienti Pluton in stake, ma è anche necessario possederli in maniera continuativa per 21 giorni. Questi sono i requisiti di staking, quindi vedete un Pluton per sbloccare il livello 1, poi 100 Pluton, poi 500, poi 2000, poi 4000. Per quanto riguarda il livello 4 e il livello 5, ripeto, devi detenere i Pluton per 21 giorni di fila. Se anche in un solo di questo giorno perdi questo requisito, cioè quel requisito dei vari Pluton da avere nel wallet, il counter, cioè questo conteggio, riparte da zero. Quindi se vuoi un livello 4 o livello 5 è bene tenere fermi quel quantitativo di Pluton e non smovimentarlo per 21 giorni consecutivi. La cosa interessante è che gli utenti di livello 4 e 5, ma sono comunque livelli non facilmente raggiungibili perché comunque costa avere tutti quei Pluton, ricevono un cashback aggiuntivo
tra l'1 e il 2% su vari perks dei brand che hanno sbloccato precedentemente, quindi hanno un cashback ancora aggiuntivo, quindi si va a sommare agli altri cashback e diventa molto molto interessante. Ricordo che questo token è stato listato su Bitfinex, quindi ottimo. A breve dovremmo reinvitare, perché abbiamo avuto disguidi tecnici, dovremmo reinvitare Paolo Arduino di Bitfinex in una live per CoinSquare, quindi vi faremo sapere nei nostri social quando ci sarà questa live, perché sarà stra interessante anche quella live, così come è stata stra interessante, ti consiglio di andarla a vedere, la live che abbiamo veramente improvvisato con un ospite, e è stata una live veramente veramente eccezionale. Te la lascio qua sotto linkata nei commenti e nella descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.